Solo. Scusate, ma che... Signora, no, ma signora Pippi, ma perché no? Datemi una telecamera, per favore! Dietro di lei le telecamere, signora Pippi. Eh sì, che mi va a vedere il sedere, lasci perdere, con la scusa mi fa girare, eh! Signora Pippi, ma... Lei lo sta... Ma quello chi è? Mamma mia, che brutto, sembra un cane! Ma si riferiva a Schulz o... Che so, io vedo un coso, due cose velosi qui, però... Forse non ci vedo bene. Allora... Ma ha detto che oggi non si può parlare di politica, no? No, e io infatti suono, ha capito? Che cosa suona? Il violino? Questo è un violino, dove sta la telecamera? Vediamo un po'. Eccola, questo è un violino di Pancrazio. Chi è? L'epoca di Pancrazio. Chi è Pancrazio? E si ricorda quel filosofo? Ah, il filosofo. Di 3.000, 4.000, 5.000 anni fa, no? 3, 4, pensi 5. Che era talmente filosofo, quello stava avanti a Cristo, era più bravo di Cristo, è nato prima, ha capito? Ma no, ma che c'entra? Ma Cristo... No, dice avanti stava, dice stava avanti a Cristo, l'ho messo io che c'era scritto lì, mi faccio il piacere. No. Allora vi devo far vedere un'aria, far sentire un'aria. No, signora Pippi, per carità. No, per carità. No. Oh, come si chiama? Un'ode, dice fai sentire la musica, come si chiama? La musica dell'epoca di Pancrazio. Allora, mo vi faccio sentire 3.000, 4.000 anni fa. Ma non suona, Ma sbatte il violino, signor. Ma scusi, a casa mia io c'ho una radio, quando la sbatto gli do una botta quella cammina. Ma no, ma innanzitutto deve tirare la corda per accordarlo. E allora me ne do andare, ma che do scappaccio alle calcagne ai poliziotti. Ma che c'entra, signora Pippi? Dice tira la corda, salta la corda. Ma guarda, non si suona così un violino. Faccia sentire questa melodia, signora. Allora io vado, che sta faccia così, no? C'era pure un ballo intonato 3.000 anni fa con fuoco, lì un fuocherello, uno si mette in giro e faceva... Ma scusi, ma lei come fa a sapere che 4.000... Sapevo, perché c'era il movimento, pure angheggiavano le donne di allora, no? La Macarena. E facevano... bravo, hanno preso spuntare lì, la Macarena ha capito! Signora Pippi, ma sarà una studiologa, ma fa una confusione. Io sono una tuttologa, proprio, ha capito? Io me ne intendo di tutto, proprio. Mi faccio il piacere, ma lei che sta facendo? Ma io quasi... Ma che fa? Ma se ne va, signora Pippi? Ma guarda che roba.